Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare di tutte le creature. Mia Divina Maria, io ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, mi darai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione e farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sarà benedetta fra tutte le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 1, capitoli 50 e 51. Mentre vedevo queste scene così dolorose, mi faceva vedere pure altre volte scene così consolanti e belle che rapivano. E questo era il vedere buoni e santi sacerdoti che celebravano i sacrosanti misteri. Oh Dio, quanto è alto, grande, sublime il loro ministero. Quanto era bello vedere il sacerdote che celebrava la messa e Gesù trasformato in essa, in esso. Pareva che non il sacerdote, ma Gesù stesso celebrava il divino sacrificio. E delle volte faceva scomparire affatto il sacerdote e Gesù solo celebrava la messa ed io lo ascoltavo. Oh, quanto era commovente vedere Gesù recitare quelle preci, fare tutte quelle cerimonie e movimenti che fa lo stesso sacerdote. Chi può dire quanto mi riusciva consolante
Vedere queste messe insieme con Gesù, quante grazie ricevevo, quanti lumi, quante cose comprendevo. Ma siccome sono cose passate e non le ricordo tanto chiaro, perciò le passo in silenzio. Ma mentre così dico, Gesù nel mio interno si è mosso e mi ha chiamata e non vuole che ciò facessi. Ah, Signore, quanta pazienza ci vuole con voi. Ebbene, vi contenterò. O dolce amore, dirò qualche piccola cosa, ma datemi la grazia vostra per poterlo manifestare, perché da me non ardirei mettere parola in misteri così profondi e sublimi. Ora, mentre vedevo Gesù o il sacerdote che celebrava il divino sacrificio, Gesù mi faceva capire che nella messa c'è tutto il fondo della nostra sacrosanta religione. Ah sì, la messa ci dice tutto e ci parla di tutto. La messa ci ricorda la nostra redenzione, ci parla a parte delle pene che Gesù patì per noi, ci manifesta ancora l'amore immenso che non fu contento di morire sulla croce, ma volle continuare allo stato di vittima nella Santissima Eucaristia. La messa ci dice pure che i nostri corpi disfatti, inceneriti dalla morte, risorgeranno nel giorno del giudizio insieme con Cristo a vita immortale e gloriosa. Gesù mi faceva comprendere che la cosa più consolante per un cristiano e i misteri più alti e sublimi della nostra santa religione sono Gesù in sacramento e la risurrezione dei nostri corpi alla gloria. Sono misteri profondi che li comprenderemo solo al di là delle stelle, ma Gesù in sacramento ce lo fa quasi con mano toccare in più modi. In primo la sua risurrezione, in secondo il suo stato di annientamento sotto quelle specie. Ma pure è certo che Gesù ci sta vivo, è vero. Poi consumate quelle specie, la sua reale presenza non più esiste. Di poi consacrate quelle specie, di nuovo viene ad acquistare il suo stato sacramentale. Così Gesù in sacramento ci ricorda la risurrezione dei nostri corpi alla gloria. Come Gesù, cessando il suo stato sacramentato, risiede nel seno di Dio, suo Padre, così noi, cessando la nostra vita, le anime nostre vanno a fare la loro dimora nel cielo, nel seno di Dio. E i nostri corpi restano consumati, sicché si può dire che non più esisteranno, ma poi, con un prodigio dell'onnipotenza di Dio, i nostri corpi acquisteranno nuova vita ed unendosi con l'anima andranno insieme a godere la beatitudine eterna. Si può dare cosa più consolante per un cuore umano che non solo l'anima, ma anche il corpo deve bearsi degli eterni contenti. A me sembra che in quel giorno succederà come quando il sole è stellato ed esce il sole. Che avviene? Il sole con la sua immensa luce assorbe le stelle e le fa scomparire, ma le stelle esistono. Il sole è immagine di Dio e tutte le anime beate sono le stelle. E Dio con la sua immensa luce ci assorbirà tutti in sé, in modo che esisteremo in Dio e nuoteremo nel mare immenso di Dio. Oh, quante cose ci dice Gesù in sacramento, ma chi può dirle tutte? Davvero che andrei troppo per le lunghe, se il Signore permetterà, riserverò in altra occasione di dire qualche altra cosa. Queste meditazioni sono a dir poco stupende e ascoltate e meditate poi da un sacerdote e evidentemente raddoppiano la loro intensità. Luisa vede le messe celebrate dai buoni e santi sacerdoti. Voglia il cielo che la mia povera persona si avvicini almeno un pochino a questo paradigma e
e che il buon Gesù non abbia ad essere disgustato dalle celebrazioni dei santi misteri fatte da me. È bellissimo vedere le cose che sappiamo dalla fede, che il sacerdote quasi scompare, è Gesù stesso che consacra, che offre le preghiere eucaristiche, che recita tutte quante le preghiere. Qui certamente Luisa ha visto Gesù e ha visto il sacerdote nell'atto di celebrare la messa di San Pio V, messa che adesso è stata da ormai 10 anni liberalizzata, ad uso straordinario certamente, ma libero di coloro che vogliono apprezzarne la bellezza, la ricchezza, la spiritualità, la solennità, oserei dire la misticità, con i suoi lunghi silenzi, mettere in contatto personale, ecco, vivo, il sacerdote e i fedeli con il Signore. Allora questo ci fa comprendere come nel regno della divina volontà tutto ciò che attiene all'Eucaristia, cioè la Santa Messa, la Santa Comunione e l'adorazione di Gesù in stato sacramentato diventano pilastri e capisaldi assoluti, oserei dire, della vita interiore, prima, al di sopra e al di là di tutto. Non esiste infatti cosa che ci metta tanto in unione con Dio, è tanto più santificante quanto la Santa Messa. Certamente la Santa Messa ben celebrata da buoni sacerdoti, noi sappiamo, dalla teologia, dalla dogmatica, che i sacramenti funzionano ex opere operato, quindi chiunque celebri la Santa Messa, fosse anche, ecco, abbiamo sentito Gesù quanto si addolora, un sacerdote che la celebrasse in stato di peccato mortale o in maniera, Don Dolindo diceva, acciavattata, scellerata, Don Dolindo Ruotolo. La Santa Messa, quindi chi celebra anche in questo modo, compie il sacrificio della croce e distribuisce la Santa Comunione, appunto perché l'efficacia del sacramento dipende, basta che almeno un sacerdote del genere pronunci in maniera corretta le parole della consacrazione con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ecco, ma se questo c'è, la Messa esiste. Però abbiamo sentito ieri stesso Gesù lamentarsi dell'andare in mani scolanti su di ciume o fango o altre schifezze. No, quindi anche a prescindere da sapere queste cose, la Santa Madre Chiesa, sulla scia di San Tommaso d'Aquino, ha sempre distinto la validità della messa che ordinariamente è garantita. Poi la liceità della Santa Messa, un sacerdote che celebra in stato di peccato mortale compie un atto illecito, quindi pecca mortalmente, anche se l'atto è valido. E poi la fruttuosità, fruttuosità che dipende dalle disposizioni di chi celebra e di chi partecipa alla Santa Messa. È chiaro che partecipare alla Santa Messa, questo lo dico senza nessun timore, anche se senza voler ingenerare nessun fenomeno idolatrico, la Santa Messa celebrata da un buono e santo sacerdote, abbiamo visto, no? È gioia per Gesù, è gloria per Gesù, dà gloria a Dio. E quindi è inevitabile, è evidente, insomma, che le grazie che da essa si attingano siano superiori. Questo è un fatto oggettivo. La Chiesa dipende, l'ha sempre inquadrato nell'ambito della fruttuosità dei sacramenti, cioè i buoni frutti che l'accesso a un sacramento produce e che sono proporzionati alle disposizioni buone di chi li amministra e di chi li riceve. Quindi
non è tempo perso, fatica sprecata. Ogni tanto, certamente, non abitualmente, recarsi lì dove sappiamo esserci sacerdoti devoti, buoni, ecco, che celebrano con amore, e specialmente adesso che c'è la messa in lingua volgare, poi ad alta voce, e come notava a suo tempo il Papa Emerito Benedetto XVI, abbiano una certa ars celebrandi, quindi perché aiutino anche attraverso il loro stile i fedeli a entrare in contatto con Gesù. Quindi nella divina volontà evidentemente la messa diventa il cuore della vita interiore. Quindi evidentemente non si discute nemmeno il problema della messa domenicale, perché non è un problema. Ma le anime chiamate anche a questo cammino lo sentono da solo, l'urgenza, ove possibile, della partecipazione quotidiana alla Santa Messa. E poi c'è la Santa Comunione. Che non va presa mai a cuor leggero. Il catechismo tradizionale, a me non piace questa parola perché il catechismo è il catechismo di sempre, dice che per fare una buona comunione occorre essere anzitutto in grazia di Dio, cosa che va verificata, non va mai data per scontata. Occorre fare nella tua disciplina, osservare un digiuno eucaristico da tutto ciò che è diverso dall'acqua e dai medicinali, almeno da 3 ore prima, almeno da un'ora prima della Santa Messa. 3 ore era un'antica disciplina. Ma soprattutto pensare e considerare attentamente chi è colui che si va a ricevere. Noi non possiamo fare la comunione come un atto abitudinario. A un certo punto mi metto in fila, prendo st'ostia, torno al posto, forse mi metto in ginocchio, forse no, dico 2 parole e poi esco. È un atteggiamento questo qui, io non mi azzardo di dire se è peccato grave, insomma, oppure no, ma certamente è molto irriguardoso e molto irrispettoso nei confronti di Gesù Cristo. Fatta la comunione è il tempo in cui dovremmo stare, non dico in estasi d'amore, ma insomma, questo non dipende sempre da noi, però raccolti con Gesù, sì, fissi in Lui, sì. Non si può andare a messa con l'orologio, né si può fare la comunione con l'orologio. Il tempo della Santa Messa e della Santa Comunione è un tempo sacro, benedetto, da vivere con calma, come in tutte le cose di Dio, dove non possiamo farle guardando sempre l'orologio. Certo, purtroppo l'orologio, lo dico io, insomma, che è opportuno averlo, insomma, perché poi nella giornata abbiamo anche dei doveri, abbiamo anche degli impegni, ecco, però se una cosa relativa a Gesù si protrae per 5 minuti oltre il previsto, non succede niente, non succede. E non dobbiamo avere questa paura. L'altra cosa è l'adorazione. L'adorazione a Gesù sacramentato. Gesù, non contento di morire in croce per noi, continua ad annientarsi, annientarsi perché, cioè, sopravvive sotto le specie apparenti di un poco di pane. Quindi
annientarsi nelle specie eucaristiche per noi. Lui, quando era vivo, diceva prima di fare i miracoli: hai fede, ce l'hai la fede, ce l'hai la fede, ce l'hai la fede. E poi, ottenuta la professione di fede, faceva il miracolo. Ecco, la stessa cosa viene a chiedere a noi: tu ce l'hai la fede che io sono presente nell'Eucaristia? Ce l'hai questa fede? Credi che io da qui, da questo mio trono eucaristico, possa fare qualunque cosa di bene per te? Un po' di silenzio adorante penso che andava bene in questo contesto di contemplazione di Gesù sacramentato. Che Gesù sacramentato possa sempre riempire il nostro cuore. E anche quando lasciamo i tabernacoli, le visite al Santissimo Sacramento, le ore di adorazione, i momenti di adorazione, che il nostro cuore possa sempre rimanere nascosto con Gesù in sacramento. Vedremo negli scritti di Luisa addirittura una volta Gesù, per farsi tenere compagnia, la trasforma in riserva eucaristica, cioè la fa entrare dentro un'ostia consacrata, dentro un tabernacolo, i miei cari. Sicuramente lo vedremo durante queste meditazioni. Quindi la vita nel divino volere è vita estatica, ecco. Non straordinariamente, ma io la chiamo ordinariamente statica di fusione con Gesù Eucaristia. E dentro la Divina Volontà noi sappiamo, la Divina Volontà è il mistero di amore. L'Eucaristia è stato un atto di amore infinito di Gesù, immenso. L'istituzione della Messa è amore infinito, la comunione è amore infinito, la presenza dell'Eucaristia è amore infinito. Questo amore va anzitutto accolto, così come l'amore che piove dalla Divina Volontà. Non va trascurato, non va respinto, non va accolto con freddezza o considerato con indifferenza. Per cui bisogna andare alla Santa Messa, bisogna andare alla Santa Comunione, bisogna andare all'adorazione. E bisogna però ricambiarlo, che non basta andare alla Santa Messa, non basta andare alla Santa Comunione, non basta andare all'adorazione se questo si fa con cuore di ghiaccio, con cuore freddo, con cuore tiepido, con cuore frettoloso, eccetera. Ma con il cuore che abbia le dovute disposizioni. L'ultima cosa su cui meditare un pochino sono le due grandi verità che Gesù dice essere le più consolanti. Quindi, oltre alla presenza nell'Eucaristia, attenzione alla presenza nell'Eucaristia che ci rimanda come Gesù sia in qualche modo misteriosamente presente in tutte le attività umane che noi facciamo. Insieme a queste realtà, però, abbiamo da contemplare la risurrezione del nostro corpo. Una
realtà assai consolante, dobbiamo pensarci, dobbiamo. Noi saremo eternamente beati, non solo con l'anima, ma anche con il corpo. È un po' come, sì, Gesù è morto il venerdì e risorto la domenica. Gesù è consumato nelle specie eucaristiche, perché sparisce la sua presenza quando viene consumata, ma ritorna appena un sacerdote consacra nuovamente. E anche qui il nostro corpo sarà tanto glorificato quanto più in questa vita è stato usato dalla nostra anima come strumento di santificazione e di servizio al Signore. Tutti i sacrifici fatti con il nostro corpo, non so, i digiuni, le veglie, le rinunce, le penitenze e anche gli atti più comuni, più ordinari fatti con il nostro corpo, ma santificati dagli atti di unione con la divina volontà, tutto questo tornerà alla nostra immensa gloria e darà un godimento particolare ai nostri corpi e alle nostre anime. Non dobbiamo dimenticarlo. Non facciamo mai in modo che queste meditazioni, non per quello che sono, né per quello che dicono, ma per quello che esprimono, passino, magari ci tocchino, che bella meditazione, e poi finiscano nell'oblio. Mai. Alcune meno che mai. Questa meno che mai. Perché la messa, la comunione e l'adorazione sono il cuore della nostra vita di fede, sono il cuore del regno della divina volontà, come Gesù stesso ci ha ricordato. E sono il pegno della risurrezione del nostro corpo, che va trattato con rispetto, figlioli miei cari, sia in vita, tenendoci lontani come dai mostri, dalla peste bubonica, da ogni minima forma di impurità, vestendo il nostro corpo decentemente e come piace a Dio, le donne in maniera femminile, modesta ed elegante, trattandolo con rispetto, certamente, con pulizia e decoro, ma rifuggendo da ogni minima sorta di vanità e il corpo va tenuto al servizio della nostra anima. Quindi deve fare quello che gli diciamo noi, non farci fare quello che dice lui. Il corpo non va idolatrato, quindi curato in maniera eccessiva, e il corpo però non va neanche bistrattato, quindi soggetto a... Non si deve diventare obesi non per la linea, ma perché diventare obesi è una violenza fatta al nostro corpo e mette a repentaglio la nostra salute. Non si fuma per nessun motivo, perché non si mette a repentaglio la salute che il nostro Signore ci ha dato. E anche nelle penitenze che coinvolgono un attimo lo starci del nostro corpo, ecco, le piccole non hanno problemi, ma quelle di una certa rilevanza vanno sempre concordate con il direttore padre spirituale. Che Dio sia glorificato nel nostro corpo, sia che viviamo, sia che moriamo. Nostra Divina Maria, nessuno più di te è devota alla Santa Messa a cui sempre assisti, è devota alla Santa Comunione che fu la tua vita dal giorno dell'Ascensione in poi, nessuno come te è devota all'adorazione del Santissimo Sacramento, nessuno come te ci potrà insegnare
a stare bene davanti a Gesù Eucaristia. Non mi ricordo quale santo ha detto che in cielo tu sei con un'ostia, con un ostensorio incastonato con l'altezza del petto vicino al cuore. Perché per te Gesù Eucaristia, molto semplicemente, era tutto e il tutto, come realmente è e dovrebbe essere. Il tuo corpo non poteva marcire, non marcì, tu hai goduto, e noi ce ne rallegriamo, dei benefici della redenzione in maniera perfetta e completa fin dal momento stesso del termine della tua vita terrena. E questo ci dà una grandissima gioia e ci offre anche, come insegna la Chiesa, il pegno della sicura speranza della risurrezione dei nostri corpi. Che tu aiutaci a mantenere integri e come tu li vuoi. Tutte le cose che ho accennato prima sono tutti i tuoi desideri esternati. Chiacchierino pure quelli che devono chiacchierare, quelli che sicuramente saranno molto impressionati, e andando a dire in giro che ci hanno fatto il lavaggio del cervello per queste cose qui, che ti vesti come una suora a destra e a sinistra, no? Noi andiamo avanti perché se quando maturiamo una coscienza differente, ecco, sappiamo non vergognarci mai, o Divina Maria, di quello che tu vuoi, di quello che vuole Gesù, ma con fede e con gioia e con coraggio portare sempre alta la bandiera della nostra santa fede. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.